Quattro o cinque immediatamente ubbidirono. I due rimasero sulla strada col terribile pezzente. Un silenzio, un grido di sorpresa e infine, come un tuono dall'interno, Bill è morto! Ma di nuovo il cieco bestemmiava loro e la loro lentezza. Uno di voi che lo frughi, gridò. Poltroni mangia UFO. E gli altri su, a cercare il baule. Intesi lo strepito dei loro passi veementi, su per la nostra vecchia scala, così da scuotere la casa. E subito dopo, nuove voci di stupore, finché la finestra della camera del capitano fu spalancata con fracasso e tintinnio di vetri infranti. E un uomo si sporse al chiaro di luna, testa e spalle, rivolgendosi al cieco nella strada. Gridò. Ci hanno preceduti! Qualcuno ha messo il baule sotto sopra! C'è! Ruggì Ben. Il denaro c'è! All'inferno il denaro! La carta di Flint, dico io! Non la troviamo in nessun posto! Replicò l'uomo. Ah, ehi, voi di sotto! C'è indosso a Bill? A questo punto un altro camerata, quello probabilmente che era rimasto a frugare il corpo del capitano, si affacciò sulla soglia dell'albergo. Bill è già stato frugato, disse. Non c'è nulla. È la gente dell'albergo. È quel ragazzo. Ah, gli avessi cavato gli occhi, imprecò il cieco. Erano lì poco fa. Avevano inchiavistellato la porta quando io tentai d'entrare. Su, mocciosi, datevi d'attorno e trovatemeli. Un pandemonio successe nella nostra vecchia dimora. Passi pesanti che pestavano su e giù, mobili rovesciati, usci sfondati a calci, con un fracasso da intronare nel vicinato. Finché gli uomini di nuovo vennero giù, dichiarando che in nessun luogo ci si poteva scovare.